Sapete, quel giorno ero partito con l'intenzione di farvi vedere come si prepara una serata, tutto il backstage, ma nel momento in cui ho cominciato a parlare con le band che suonavano quella sera, ho capito che questo video doveva prendere una forma molto diversa da quella che avevo pensato io. Quella che voglio raccontarvi oggi è una storia. La storia di quelle persone che sabato 13 maggio hanno suonato al Mr. Folk Fest. Ops, scusate, quasi dimenticavo. Salve a tutti, bentornati nel canale o benvenuti, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Spero che questo video lo possiate vedere in tanti, nonostante il minutaggio elevato, fidatevi perché merita veramente tantissimo. In questo video troverete tantissime storie che devono essere assolutamente ascoltate, storie di persone con passioni diverse, ma una in comune. Quella della musica. E quindi mi sono ritrovato sabato 13 maggio al Traffic Live Club. Vi dico la verità, l'impatto è stato veramente devastante. Per me era la prima volta che facevo una cosa del genere. Ed entrare al Traffic così presto e non trovare nessuno, o perlomeno, ecco, solamente le band che dovevano suonare, è stato qualcosa di veramente sorprendente. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua. La prima persona che ho salutato ovviamente era Fabrizio, che mi ha cominciato a presentare le band. Voi che mi conoscete su questo canale, che vedete i miei video, mi conoscete tra molte virgolette, mi vedete così molto aperto, molto estroverso. In realtà io sono una persona molto timida e molto 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 introverso. E non potete capire quanto tempo ogni volta ho preso per andare a parlare con i membri della band, perché mi sentivo proprio troppo timido e non avevo il coraggio veramente di andare lì a parlarci. Poi piano piano ho dovuto farlo perché stavo lì per quel motivo e dovevo farlo, in poche parole. Il primo gruppo con cui ho avuto il piacere di parlare sono gli Egan e diciamo che per partire mi ha dato una grande mano Fabrizio. Ci trovavamo lì e mi ha presentato subito loro, quindi ho colto l'occasione e ci ho parlato subito. Allora, il primo gruppo che ho beccato qua sono gli Egan. Che macello! Allora, intanto io mi pio una sedia, va. Posso accarezzare la gamba lentamente? Io spero di... Se vuoi. Allora. Anche qualcos'altro, se vuoi. Ma tu fallo qualche video. Allora, vabbè, voi siete d'Ancona, giusto? Beh, sì, oggi Ancona e dintorni. Più o meno. Ok. Un po' sparsi per qua. Margherita. Centro Marche. E via. Insomma, allora, la prima domanda che in realtà vi volevo fare è... Come vi sentite a suonare questa? Quindi risponde Nicolas. No, io sono tipo un fangirl così. Cioè, so come manca le mutande di Sauron. Spero che l'hanno portato. Aspetta che mo le trovo. Insomma. Spero, cioè, se no che sto venuto a se fare? Hanno le mutande le prendiamo. Non le mutande brandizzate dei Sauron, le mutande dei proprio dei Sauron. Cioè quelle di loro. I Sauron. Esatto. Sauron. Sì. Ciao, di Marshall, mi daresti le tue mutande, per favore? Sarei felicissimo. Guarda, io siccome non c'ho le mutande dei Sauron, me le puoi autografare così almeno. Esatto. Vale. Vale lo stesso almeno. Ci accontentiamo di poco, no? Poi usate. Cioè, la morte sua. Live. Spettacolo. Insomma, siete arrivati oggi voi, giusto? Allora, siamo ieri veramente. Roma, ieri? Sì, ieri sera. Sì. Oggi a Roma. Era oggi. No, ieri sera a Roma. Riesco a capire. Ieri sera siamo arrivati a Roma tipo alle 5 di mattina. Ah, quindi era oggi mattina. Oggi mattina. Molto, molto però bello. Perché ieri abbiamo suonato vicino Cassino tra Formica, Piedimonte San Germano. Sì. Che abbiamo suonato in un posto e quindi abbiamo suonato a Metropolis. Abbiamo approfittato, abbiamo fatto dalle Marche, siamo da qui, dalle Marche siamo andati qui, siamo andati qua e siamo arrivati qua, capito? Abbiamo fatto un triangolo. Servizio Google Maps finalmente aperto da ieri. Coi Bloody Cascalde, che se Coi Bloody Cascalde. Salutiamo i Bloody Cascalde. Grandi Bloody. E niente.
Come è andato il sound? Tutto bene? Serata bomba. No, è andata benissimo. Ci siamo divertiti, la gente era carica. Sapevano le canzoni meglio. Abbiamo proprio spaccato. Non sappiamo bene cosa, ma abbiamo spaccato. Qualcosa abbiamo rotto. E adesso invece stasera vogliamo fare un eccidio. una roba. Cioè nel tipo. No, nel senso fotonico del termine. Il più del più. Ah, una roba incredibile. Proprio dici, mamma mia, che. Quindi, per questo ha portato tre panette di C4. Non, beh, esatto, sì. L'arte è un istante. Folgorante. Folgorante, eh? Folgorante. Sì. Allora, che musica portate voi? Cioè, nel senso, una persona che non vi conosce, cosa deve aspettarsi da voi, in poche parole? Un casino della mano. Fomento, fomento, ok. Divertimento. Ballereccio, folklore. Voglia di saltare, divertirsi, bere. Folklore, storie e leggende della terra nostra. Bere. Sì, dai, ho folk metal, ragazzi. Folk metal più. Sì, classico. Parliamo anche di donne. Non solo di donne e uomini, perché ormai bisogna essere preciso. Dobbiamo essere inclusivi. Per carità, esatto. Folk senza sapere, la sapesse, non va bene. Ci fanno una figuraccia. No, è che sono stessa. Capito? Top, comunque. Che è top, cioè, nel senso, no? Non la pubblicherà mai questa intervista. È questa la realtà. Vabbè, ci fa le domande e non rispondiamo secondo le nostre capacità. È difficile, è difficile rispondere a sta domanda del sound, perché famo tutte robe nostre, molto nostre. Cioè, diciamo, certo, che a livello tematico c'è il contesto del folklore, delle leggende e tutto. A livello del sound effettivo c'è base di musica marchigiana folk, quindi si parla del folklore degli ultimi due, tre secoli. Contaminazioni folk internazionali, miste a voglia di cazzeggio enorme, voglia di bene ancora più quella grossa. Quella è la cosa più importante, perché poi è quasi ancora più importante anche storie di vita vissuta, comunque. Anche queste canzoni, effettivamente. Poi se non si fosse notato, siamo un po' cazzoni, perché. Vabbè. Quello ci piace. Quindi tanto ci fa riconoscere. Immagino che ieri con i Blodica avete dato per me. No, ieri è stata. Non vediamo l'ora di suonarci di nuovo. Ma veramente. Mamma mia, cioè. Con i Blodica è stato, guarda. Quello che è successo. Bellissimo. Però il locale ha immaginato, Cassa l'ha fatta ieri sera. Il locale gli è piaciuto. Piana viva, un quarto d'ora di fila. Un locale che era un buchetto. Cioè, buco, rispettabilissimo. Carino il Metropolis. Comunque, no, gente che ci ha fatto sentire a casa, come tutte le volte stavamo nel Lazio, per fortuna, qui a Traffic anni fa. È sempre un piacere tornare, insomma. Sì. No. Dovremmo tornarci più spesso. Cioè, torneremo anche a breve, tra l'altro. Ah, è vero, infatti. Quindi, al Cassino. Esatto. Al Titan. Poi questa è un'anteprima, ormai rimo la famosa bella. Vabbè. Spoiler. Vabbè. Ciao Steel! Saluto sì, a perché a... Quando cazzo c'è? Primo fine settimana di settembre ci sarà anche il Titans of Metal, dove saremo co-headliner insieme ai Winter Age. Ah. Quindi torniamo in terra laziale e facciamo un... Non lo sapeva manco lui, che è così. Deve fare l'annuncio, mi sa. A volte gli succede, dopo gli passa 5 minuti e torna tutto nella notte. Questa sera suonano ieri al Traffic. A che ora? Alle 6. Ecco. Vendo tutto. Ce lo teniamo per questo. Vabbè. No, comunque ce l'avevo le mutande di Higgins. Ah, quelle sì. Esatto, le l'avete fatte. Sono le mie. Però dovremmo farle brandizzate. Ci abbiamo messo il logo delle Marche con un grande picchio sul pacco, così. Ah, così la vostra consorte vi si avvicina, fa il grande uccello. Tu non potrai che dire, certo. E picchia, cazzo. No? Grazie a Higgins. Picchia. E picchia duro, picchia. Mamma mia. Picchio. Me l'hai attaccata, hai visto? Tutta colpa tua adesso. Che schifo. Quindi bello. Quindi bomba. Non come questa intervista. No, è bellissimo. Io guarda, me, sì, io me sto ti prego pubblicala, perché è bellissimo. Signori, questi, come avete potuto vedere, erano gli Egen. Madonna, non potete capire, è stato veramente troppo bello iniziare il Mr. Folkfest così, parlando con gli Egen,
parlando con questo gruppo di ragazzi che veramente erano dei cazzaroni incredibili, e vedrete anche più avanti qualche piccola, come dire, intrusione. Allora, in poche parole, vabbè, abbiamo sentito che cosa ci hanno detto, e la loro musica era un po' cacciarona, vi posso assicurare che lo è stata. Tra l'altro mi torna in mente un aneddoto, perché io già li avevo visti, gli Egan, qualche anno fa al Malpaga, solo che non ricordavo, l'ho ricordato quando ho ascoltato una delle canzoni che hanno suonato. E vi dirò di più, il cantante andava in giro al Malpaga con un vaso in testa. Io non ho parole. Comunque, questo è il sound degli Egan, e questo è un piccolo assaggio di quello che hanno fatto, quello che hanno suonato al Mr. Folkfest. Bene, praticamente dopo aver intervistato gli Egan, aver sentito cosa avevano da dire, intanto erano arrivati praticamente tutti i Durwin. Erano lì con me, giustamente, che fai? Non li intervisti per secondi, visto che comunque sia li conosci, stai nella tua comfort zone parlando con loro, vai a parlare con i Durwin. Tra l'altro, io è da già un po' che stavo pensando di portarli nel canale. Finalmente ho avuto l'occasione di parlarci faccia a faccia e portarveli sul canale per farveli conoscere di persona. Signori, questi sono i Durwin e sentite che cosa hanno da dire. Allora, ciao a tutti, loro sono i Durwin. Hola. Allora, vabbè, com'è andato le altre due date? Bene. Molto bene, siamo molto soddisfatti. Il tono della sintesi. No, vabbè. Ci sono state, come tutte le volte, degli impicci imprevisti, viaggi stancanti, svegliare alle 5, cose solite, diciamo. Però alla fine, tanto, ogni volta che c'è sempre una fatality di qualche tipo, ogni volta che si va a suonare, quindi uno lo mette in conto, succede, vai avanti, esatto, e basta, insomma. Quindi cerchi di goderti quello che viene fuori e... E basta così, insomma, vai, inizia a suonare e poi finisci, insomma, quello è il senso da pratica. L'importante è quello. Esatto, che non ti fermi a metà, perché sennò pare brutto. E allora, domanda che sto fatto a tutti praticamente. Vai. Come vi sentite a suonare prima dei Saur? Anzi, come vi siete sentiti voi, perché comunque ci avete suonato già... Chi vuole rispondere? Big guy. Ma io non so parlare, sapete? Tu sei fan. Vabbè, dai. Io essendo fan, sono stato molto onorato a suonare prima di Saur, di Andy. Infatti io ho pure rotto abbastanza i coglioni. Sì, ci ho parlato una cifra. Comunque persone carinissime, disponibili, umilissime. E ci siamo divertiti, è stato... Cioè, anzi, ci hanno chiesto pure un sacco di volte, vi serve una mano a montare il palco. Togliamo a fare qualcosa, complimenti per lo show, cioè comunque è stata un'esperienza davvero davvero bella, e magari a rifarla un'altra volta. Beh, comunque sia, voglio magari dire. Rifarla, sì. Voglio dire. Allora, vabbè, domanda un po' scontata, visto che però la devo fare. Voi parlate comunque sia di Roma, di antica Roma. Da dove proviene questa passione per la storia antica? Proviene dal semplice fatto che se qualcuno decide di fare folk metal e di parlare, cioè di entrare in questo genere, pagan, folk, eccetera, perlomeno per quanto ci riguarda, ognuno è libero di fare quello che gli pare. Disclaimer, mettiamo i puntini. Sottolineato, disclaimer. Sì, okay. Ognuno è libero, però se fai questo genere, secondo me devi andare a prendere dalle radici di dove sei. Se sei del Kazakistan, parli della storia del Kazakistan. Se sei di Roma, c'hai è inevitabile. C'hai 2000 anni di storia, 200.000 cose da dire, una storia infinita. È un bacino infinito di, anche di testi, di canzoni, di tematiche, di cose sentite o mai sentite, come tante cose che non vengono poi. Eh sì. Che non vengono tirate fuori. Quindi diciamo che se sei di Roma e fai folk metal, è inevitabile andare a parare lì. Non si può non farlo. Certo. Io comunque, tra l'altro, ve l'ho sempre detto e
mi avete fatto scoprire veramente un sacco di aneddoti su Roma e veramente so contento di sta cosa, perché è come se foste i miei professori di storia antica. No, aspetta, correggiamo, il professore qui è lui. Ma io e infatti in parte anche lui è comunque sì, tra rivocazione, gladiatori, sì, certo. Ecco, vedi. Diamo a coppola quello che dico. Sì, diciamo, vabbè, noi abbiamo prima curato la parte dei testi, quindi onore a lui, con tutta, diciamo, ha investito proprio soldi di tasca sua per comprare libri, trattati e studiare in poche parole e creare dei testi interessanti, laddove chiunque volesse aprire il libricino e dire ma di che stanno a parlare questi, oltre ai stili e roba in latino, troverà informazioni coerenti a quello che cerca su Google. Se cerca su Google i nostri testi troverà fonti e citazioni, quindi diciamo è roba coerente che può andare a approfondire. Certo, certo. E un mio cruccio era cercare di mantenere l'aspetto e diciamo la parte teatrale che portiamo sul palco più simile, più coerentemente possibile a quello, insomma, che è la rievocazione storica. Ovviamente ci sono dei compromessi, perché la lorica segmentata e amata pesano molto, poi contatto con gli strumenti, insomma, non è facile la chitarra, sì, sì, è vero. Quindi sì, per cui abbiamo optato, bisogna sacrificare un po' abbiamo optato sempre il disegno della lorica segmentata, però ci siamo fatti aiutare dalla Fucina del Drago. Ah, ok. Che salutiamo. Anch'io saluto, visto che comunque ci prendo roba. Esatto. Insomma, comunque loro sono dei maestri artigiani, niente male. Quindi ci hanno aiutato, le hanno aiutati a fare, realizzare questo design comodo, pratico, e comunque ricevo molti complimenti per l'impatto. E mentre il vessillo è una storia particolare, perché sono stato aiutato dal generale della 21esima Rabas, il grande Caio Licinio Murena, che salutiamo, e la sua figlia, che è artista, è quella che ha dipinto proprio il vessillo. E quindi è stata una cosa fatta in casa, quindi quello che vedi là sopra sono tutti i materiali comprati da la punta dal negozio bellico della Germania, la scopa dall'IKEA, tutto acchittato, fatto secondo i ritrovamenti e le fonti storiche, quindi tutto fatto... noi invece di avere il backdrop, che speriamo che arriverà, ma doveva essere qui ma non è arrivato, abbiamo il nostro vessillo dei Durwin, e quindi insomma sia contenuto storico che contenuto visivo, ci sono. il nostro vanto. Tra l'altro io, regà, ve lo dico sempre, però ci terrei a dirlo anche adesso, visto che comunque andate voi ci avete ci avete veramente le palle enormi, perché nei testi ci stanno tutte le citazioni di Tito Livio. Cioè, io primo piano, fai primo su così. Su. Saluto Tito Livio. Ciao, ci guarda da casa. Tito Livio. Ciao Tito, che ci guardi da casa. Da casa. No, veramente, cioè, io quando ho letto appunto i testi della serie di Vei, io sono andato su Wikipedia, Serie Veglio, e vedo proprio la canzone a Serie Veglio, è proprio paro quello che ha detto Tito Livio. E lì proprio, cioè, io stavo proprio oltre, perché cazzo, cioè qui si vede proprio una band che si impegna e comunque sia tanto, cioè, nel senso, non solo chiacchiere, non la solita realtà. Ma poi altra cosa che volevo chiedere, che mo mi è venuta a mente giustamente. Voi parlate praticamente solo di monarchia e repubblica, e avete un po' snobbato il periodo imperiale di Roma. Perché questa scelta? Ma semplicemente perché comunque ci sono degli argomenti che sono stati molto trattati da Hollywood, dalla televisione, da cose che corrispondono o non corrispondono, in realtà la gente ormai è abituata a vederli o a sentirli in un certo modo, quindi se tu poi li riproponi in musica, in un testo, non è che tu stai dicendo, appunto, come dicevi tu, qualcosa di nuovo, che la gente quando legge il libretto fa: ma che stanno a dire questi? Fammi andare a vedere Wikipedia, perché io non ci sto a capire niente. Chi è sto Leuchesi? Chi è sta cosa? Sì, sì. Ma che nome è?
Invece se parli delle solite 3-4 cose che tutti conoscono, poi quando quella persona va a vedere il libretto o sentire la canzone, non c'è quell'approccio di quasi didattico, di dire voglio imparare sta cosa nuova, di storia di Roma, che io non la sapevo, ho scoperto questa cosa. Non scopri niente, perché tanto... Che sui libri di storia magari non studi. Beh, comunque, e non conosci. Esatto, cioè già la sai, già l'hai sentita 100 volte in 100 pappe diverse, cinematografiche o già fatte. Invece noi non vogliamo fare, diciamo, trattare di cose già fatte, ma vogliamo far scoprire alle persone delle cose di cose Roma nuove. Che può anche far vedere Roma in una luce diversa. Perché certo. Tutti quanti si immaginano Roma come Stinfero, capito? Sì, sì, tipo Star Wars, insomma. Bravi, i legionari, bello. I cloni che combattono, conquistano, mentre il popolo di Roma era molto scaramantico, spirituale, quindi a noi ci piace anche parlare molto di più dell'aspetto appunto di tutti i riti. Infatti sta cosa esce proprio sul culto del fuoco. Esatto. La cosa difficile però è andare a pescare tutti questi dati, perché sono difficili da trovare. Se c'erano dei libri sono andati quasi tutti perduti, oppure proprio non ci sono mai state, c'è mai stato modo di trasmetterli, quindi sono andati persi. E infatti pure andare alla ricerca di queste cose a me mi stimola molto di più, piuttosto che andare a vedere la classica guerra con Cartagine, la classica Giulio Cesare, del bello Gallico. Cioè, sono cose che Spartaco, Ario, cioè, quello lo possono fare tutti in poche parole. Sì, non mi interessa a me proprio andarla a vedere, perché non certo, mi perché è una cosa che poi non già sai e dici che me dà in più. Favorito. L'hanno fatto già l'altro. Quindi preferisco andare proprio a pescare autori un po' più, tu perché c'è Tito Livio, ma c'ho libri di altri, anche libri storici, Ovidio c'ho i fasti, sì. C'ho storici recenti e storici proprio anche dell'epoca romana che proprio studiavano l'arcaica romana, e quindi devi un po' spulciare queste cose e riesci a tirar fuori qualcosina, certo. Però purtroppo non è mai difficile, come la storia imperiale, difficile. Perché è piena, è un po' così, però è più stimolante sicuramente. Certo, e non riesco a guardare l'obiettivo mentre ne parlo. No, piace. Tranquillo, non te preoccupare. Sto parlando con te, gnappa. Allora aspetta. Bra. Video Bob. Vabbè, raga, io penso di aver detto tutto anche con voi e... Sì, pure Alberto ha parlato parecchio. Alberto ha detto tanto. L'anima trascinante della band. Io ho danneggiato questa band con tutto me stesso. Ho fatto del mio meglio, però niente, alla fine li ho accettati per quello che sono. E sono stato accettato per quello che sono. Quindi. Vabbè, alla fine ognuno il suo, diciamo. Bene, signori, come avete potuto vedere, come avete potuto sentire, questi sono i Durwin. I Durwin ve li ho nominati spesso nel canale, per chi mi segue li ha visti nominati spesso, ha visto anche, li ha sentiti, penso che comunque di averveli consigliati abbastanza, però comunque sia, per chi non li conosce ve li sparo qui anche loro, vi faccio sentire un po' qual è il loro sound e che cosa aspettarsi da loro. Detto questo, io praticamente avevo intervistato i Durwin e Hagen e dovevo un po', tra molte virgolette, cominciare ad uscire dalla mia comfort zone, e pensate che per me è stato veramente abbastanza difficile, ve lo può confermare Francesco, che è il ragazzo che stava con me e faceva le riprese per la seconda camera. Sarò stato minimo 20 minuti lì con i Durwin dicendo... No vabbè, mo vado. Una certa, ho preso coraggio e sono andato a parlare con i Lukinse. E mi aspettavo in realtà qualcosa di un po' più... Invece sono stati tutti i gruppi molto disponibili a parlare, anzi tutti sono stati molto appunto contenti. La chiacchierata con i Lukinse è stata molto, diciamo, interessante, perché comunque ci sono state spiegate cose che sulla teoria è una cosa, sulla pratica è un'altra, e appunto spiegate da loro in persona possiamo capire
molto di più. Signori, questi sono i Lukinze. Ah no, abbia la sedia. Vedi, sì. Prende una cadrega. È chiaro, la cadrega. La cadrega non si rifiuta mai. Prego, prego. Buona questa cadrega. Una questa cadrega del fascio. Allora, mi metto un po' più qua. Si accomodasse. Mi accomodo in qualche modo. Allora, voi siete Lukinze, no? Così ci andiamo. Così almeno. Dipende chi lo chiede. Dipende chi lo chiede. Chi lo vuole sapere. Chi lo vuole sapere. Allora, io in realtà la prima domanda che vi farei è: come vi sentite a suonare prima di Saur? Come... Bene, grazie. Prima di Saur. Beh, cominciamo benissimo. Cominciamo proprio. No, bene, bene, cioè, il gruppo. Quindi, sì. Adesso non si sentirà più il cazzo. E allora, io da quello che ho potuto ascoltare da Fabrizio, che vabbè, mi ha presentato lui, voi siete del Piemonte, no? Di occitani, delle Alpi Occitane. E mi ha detto che comunque sia. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Prima cosa che vuol dire? Che cazzo? Giustamente. Beh, che filologo direi che. L'Occitania è una regione storica, ok? Che c'è tra sud della Francia, il Piemonte, ed è una regione che fa parte Pirenei. Della Pirenei, che fa parte della più grande famiglia delle regioni Hoc. La famosa lingua d'Hoc, quella di Trovatori. Ok. Quando poi, diciamo, c'è stato il conflitto fra i francesi e le popolazioni che abitavano quelle zone, le popolazioni che abitavano quelle zone, quel conflitto l'hanno perso dal punto di vista militare e territoriale, gli hanno fatto una crociata contro, ma dal punto di vista culturale quella fiamma lì è rimasta viva nel corso degli anni e si è trasmessa di generazione, sia come lingua che come patrimonio, diciamo, poetico e di poesia, sia come sistema di valori antitetico rispetto a quello degli stati-nazione. Un'idea di società e di modo di vivere di comunitario molto più egualitario e privo di, come dire, divisioni anche di genere, privo di gerarchie, eccetera, eccetera, rispetto invece ai modelli statali che poi sono quelli che si sono. Noi facciamo in parte biologicamente parte di quella comunità, in parte ci piace quella cultura e parte la nostra, e quindi continuiamo anche noi a tenere viva a modo nostro quella fiamma lì. Diciamo una cultura che sentiamo molto più vicino a noi invece rispetto a quelle culture più blasonate che molti di noi prendono come proprie e proprie non sono. Certo, come ad esempio la cultura, adesso attirerò le ire di Kiwi qualcuno, come la cultura vichinga norrena, certo, che la gente prende a sé e che non è nostra. Certo, ognuno alla fine è suo. Io per esempio sono di Cervello, vivo qua a 30 km, noi abbiamo gli Etruschi, per esempio. Esatto, okay, io la sento molto. È una bella cultura quella. Cioè io la cultura del mio paese la sento tantissimo, voilà. Penso come voi. Cioè. Il discorso è quello, insomma. Sì, sì. E allora, se poi volete rispondere pure voi qualcosa, io. Guarda, lui lo vedo un po' gli occhi. No, no. Tutto giusto, mi prendiamo in fondo alla casa. Io sono notaio, insomma. Prendo appunti. E allora, in parte me l'avete già risposto, no? Ma a una persona che non vi conosce, come vi presentereste? Come presentereste la vostra medica? Furio, folk bastardo della vita. Lui lo sa. Allora, passerei a te la parola, caro Ivan, perché secondo me non sono una persona che a parlare di questa cosa qua. La definizione più bella l'avevi tirata fuori una volta, Hai detto folk bastardo delle Valli di Lanzo. Allora ti dico, folk bastardo delle Valli di Lanzo. Noi facciamo questa roba qua. Tu l'hai detta, folk bastardo delle Valli di Lanzo, per i non autoctoni, cioè non all'otto, non so cazzo cosa vuoi dire, quindi non me lo per puoi per i non delle Valli di Lanzo sono una vallata piemontese. Ah, quello vuoi dire, ok. Se non si conosce, è folk bastardo perché noi siamo bastardi. Perché è uno stile che non ha padre, quella è la questione. Quello, stile senza genitori. Non abbiamo padre, è tutto un mescolone, ci sentiamo molto figli vabbè, bastardi. Però è giusto così, dai.
secondo me alla fine ognuno fa. Sì, anche fa perché cioè, è proprio vero che nella nostra musica non sentirai delle influenze nette, ma sentirai un po' di tutto. Ok. Quindi classificarci come metal piuttosto che hardcore è riduttivo. Ok. Nel senso, noi ci ispiriamo a tante cose. È giusto, perché alla fine ognuno prende un po' di qua, un po' di là. Anche e fa... perché la nostra, dove siamo noi è come ci siamo posizionati geograficamente, è un crocevia di culture che si scambiano e si intersecano continuamente. Quindi anche la, è anche normale che gli spunti siano differenti e molteplici. Ok, perfetto, perfetto. Se considera anche il fatto che appunto quando tu suoni musica folk, no? Suoni vari tipi di ballo differenti. Okay. No? Che hanno dei tempi, dei modi, ognuno sopra, vengono da regioni diverse, da luoghi differenti, sono tipici di. Se tu pensi al metal è più o meno una cosa molto analoga, tutte le sottostili, tutte le sottoculture della cultura metal sono modi di partecipare della musica leggermente differenti o molto differenti fra di loro, e come mischi i vari balli puoi mischiare i vari tipi di metal. Se fai, per noi fare metal folk significa suonare, come dire, sia il metal che il folk in uno spettro molto vario, considerando poi le nostre influenze e la nostra attitudine. Certo, assolutamente. Questa è un po' l'idea, era l'idea. Era l'idea. È l'idea. Era l'idea 14 anni fa che si è evoluta. 16. Comunque. 16 anni fa. Se state ancora qua comunque. È un'idea che si è evoluta veramente tanto ed è anche giusto così. Sta. Certo. 14 anni fa suonassimo sempre la stessa canzone. Sempre 16. Nessuno vuole invecchiare, ma è brutto. È brutto, vai bene. Aspetta, devo aggiungere una cosa che io, Claudio e tre elementi nuovi. Ah, ok. E quindi se domande mirate, lasciamo. prima. Va bene, va bene. Se no. No, vabbè, alla fine penso ho chiesto tutto. L'ultima cosa, giusto, com'è andato il viaggio, visto che comunque è stata benissimo. È stato rilassante. Questo ve lo posso chiedere a voi, rilassante, no? Rilassante. Rilassante. Abbiamo anche litigato. No. Vabbè, un po' di noi sono venuti in furgone, come si fa col furgone, insomma, furgone, peroni, poi ti fermi a dormire in Toscana perché non ce la fai dormire più. In autogrill. Poi ti ripigli, vai, arrivi. Poi siamo andati a mangiare e voilà, eccoci qua. È proprio questo il bello, no? del folk metal. Del folk metal, giusto. C'è tutto molto folk, il viaggio è stato assolutamente molto anche folk. Il viaggio deve essere folk. Sì, sì, assolutamente. Se non si conclude con un campeggio, non è. Dobbiamo vedere poi il ritorno come sarà. Non c'è ritorno, Ivo. 10 anni che te lo dico. Non c'è ritorno. Non c'è ritorno. La cucina tipica di Roma è buona. Oh, almeno questo. Grazie. Mangiata, almeno qualcosa. Qualcosa che per noi vegetariani c'era un cazzo. Se posso sbagliare. Queste erano le parole dei Luchinse. Devo dire che è stato molto difficile capire a parole che tipo di sound avevano, sia dalle loro parole che dalle parole di Mr. Folk, perché questo è un gruppo che bisogna ascoltarlo per forza per capire appunto che tipo di folk fanno. Allora, vi dico la verità, non li avevo mai sentiti, sono veramente, veramente rimasto contento di averli conosciuti, di averli visti, ecco, sul palco. Qualsiasi parola, vi giuro, qualsiasi parola non è abbastanza per capire quanto sono caciaroni, perché me l'aveva detto Fabrizio, me lo hanno detto loro. Non ero pronto, cioè, non avevo capito quanto veramente erano caciaroni, incazzati. Sul palco hanno dimostrato veramente tutto ciò e lo hanno dimostrato in una maniera che neanche ve lo immaginate. Questo è uno spezzone di quello di cui sono capaci Luchinse.
gruppo che sono andato ad intervistare sono gli Ade. Gli Ade, che sono appunto un gruppo death metal, l'unico gruppo un po' fuori dagli schemi del folk, perché appunto è un festival folk, però come dice sempre, come ha detto Fabrizio quando abbiamo parlato, e lo confermo anche io sinceramente, gli Ade sì, sono un po' fuori dagli schemi, ma ci stanno molto molto bene in questo festival. Loro sono appunto gruppo death metal che parla di antica Roma. Adesso andiamo ad ascoltare che cosa hanno da dire e la loro storia, perché appunto che tipo di musica fanno, perché lo fanno, come è nato il tutto. È una storia molto interessante anche quella degli Ade, voglio farvela sentire. Allora, voi siete gli Ade, eccoli qua. Allora, la prima domanda che io sto facendo praticamente a tutti i gruppi è un po' scontata, però giustamente la devo fare. Aspetta, buonasera. Intanto buonasera, giusto. E come vi sentite a suonare prima di Sour? Io scrivo i pezzi. Io so solo scrivere. Chi è il fan qua di Sour? Perché tutti i gruppi qua c'è sta uno, un fan che dice... Oh, ma senti, allora, in generale suonare in un festival è sempre una bella soddisfazione, perché è un modo di conoscere tanti gruppi, tante persone, certo, che magari in una serata secca, per dire, non hai modo di fare. E, no, beh, allora, Sauro ancora non abbiamo avuto modo di conoscere, okay, in realtà, perché non sono fisicamente presenti, poi quando li vedremo magari ci si farà anche un paio di chiacchiere. È pure giusto, diciamo. Però sì, no, io penso sarà una gran bella serata, dai. Beh, certo. Ci divertiremo. Allora, visto che comunque anche voi parlate di Roma, visto che parlate di antica Roma, qual è, dove è nata la passione per Roma? Una domanda che praticamente ho fatto anche ad Urwin. E come avete unito tutto quanto nella musica? Questa cosa devo rispondere, mi tocca rispondere a me. La passione per la Roma. Per la Roma. Vabbè, dai, comunque stavamo lì. Le cose vanno quasi. Ho detto qualcosa di sbagliato. Alla fine c'è anche quella. C'è anche quella. No, vabbè, era il 2008-2009 e eravamo ragazzetti. Ero, perché poi loro sono entrati dopo, successivamente. E avevamo la passione per i gruppi che andavano, insomma, all'epoca, che erano, adesso sono diventati, okay, giganteschi, Behemoth, Nile, del death metal, e ci siamo detti, che bella questa roba, veramente figa, ma perché non fare un progetto del genere, però un po' folcloristico, un po' più mirato, più gruppi death metal, più black death, così. Noi volevamo fare una cosa un po' più particolare, legata, insomma, più legata agli strumenti, insomma, più storicamente più accurata, possiamo dire, certo, ecco, certo, per certi versi, certo, senza nulla togliere ovviamente ai mostri del genere. E quindi gli abbiamo detto, scusa, abbiamo tanto da raccontare nella nostra città, perché non fare questo, che è nata questa cosa da lì, insomma. Vabbè, certo, c'è, cioè, un attaccamento comunque sia alla città, che sì, giustamente un po' tutti abbiamo. Perché l'abitudine, soprattutto io mi ricordo, anni e anni fa uscivano, anche un po' adesso forse, però prima ancora di più, tutti volevano gruppo italiano, vabbè, parliamo degli scandinavi, parliamo delle popolazioni. Ma scusa, ma in Italia abbiamo tanto da cui parlare, ma perché non parliamo delle cose nostre? Giustamente. Che, niente, senza nulla togliere alle popolazioni. Assolutamente. E se ce ne hanno da parlare loro, noi quanti ce ne abbiamo? Cioè, giustamente, se non lo facciamo noi per noi, chi lo fa per noi? Quindi, insomma, siamo partiti, insomma, da questa cosa. E poi a livello anche musicale c'è stata anche una ricerca su alcuni strumenti, su certe cose. Insomma, siamo partiti così, insomma. E piano piano. Piano piano, insomma, siamo più di 10 anni, non ricordo neanche quanto stiamo ancora qui. 2009, so, 14 anni. Io so scrivere, non so contare, l'ho detto. 14 anni, e poi penso, io sono l'ultimo arrivato, però
uno degli elementi caratteristici degli Ade è l'attenzione agli strumenti antichi, no? L'attenzione, sì, che una volta avevamo proprio nella, sul palco nella line up, poi diciamo essere una formazione da calcio sotto certi punti di vista rispetto ai gruppi che ci sono oggi, ci siamo un po' distaccati, mentre loro continuano ad avere certe sonorità più folcloristiche, anche riportando degli strumenti particolari sul palco. Noi abbiamo un po', tra virgolette, semplificato, visto che facciamo un genere forse tra i più estremi qua dentro, probabilmente, e abbiamo comunque tenuto certe cose in studio, però sul palco non... Diciamo che avete scelto comunque la strada un po' più estrema e avete... più estrema, però tenendo comunque il, quel tipico proprio atmosfera, giustamente, quei strumenti che in studio comunque continuiamo a usare. Certo, ci sta tutto. E adesso inquadra lui, però. Inquadro. Pronti. Allora, il nome Ade da dove nasce? Allora mi sa che di inquadra a me. Sempre. Il nome Ade, diciamo vabbè. Vediamo cosa dice lui. L'unico utile è Agenzia delle Entrate. Anche. Beh. Diciamo, Ade potrebbe ricordare un po' la mitologia greca. Mm-hmm. Diciamo che non è che la ricorda un po', la ricorda. Sì, infatti è il mondo dell'oltretomba. Perché diciamo che è prettamente un nome greco. Dici perché un nome greco e voi fate i romani? Me lo sono chiesto anch'io per quanti anni, scusa? 14 anni, me lo chiedo ancora. Ci piaceva il nome, inizialmente le prime demo mettevamo anche qualcosa di greco. Demo introvabili che non trovate da parte, se volete le però cerco, interessante. Se pagate bene forti le cerco e ve le do. Comprateli sulla fiducia, anche se però non per sono motivo, insomma. Però ecco, è una cosa interessante. Diciamo sia storia romana, sia comunque legata anche alla Grecia, e quindi ci piaceva il nome Ade. Poi abbiamo accantonato un po' la Grecia, perché insomma eravamo appassionati della Roma anche, e quindi abbiamo... E quindi è andata. Però il moniker, il nome Ade è rimasto. Mi viene in mente come loro, i Durwin. È la stessa cosa, praticamente. Loro credono siano rimasti sempre romani. Sì. Noi per un periodo non eravamo più romani. Mm-hmm. C'era lui l'unico romano. Poi c'erano degli etruschi che ci sono ancora. Io pure, io vengo da Cerveteri, per cui. Agropontini. Maremmano. Il regno delle due Sicilie c'era anche. Poi siamo ritornati un po' più sul tema romano. L'impero romano appunto fa comunque parte comprendeva tutto, giustamente. Non è che dici solo qua. Hanno invaso anche la parte. È tutto studiato, era tutto studiato. Vabbè, però è giusto perché comunque si va a vedere Roma era tutta quanta comprende la storia romana, quindi è fatto apposta. Ok. Adesso riprendi lui. Vediamo che gli domandi e poi vediamo. L'ultima domanda in realtà era: per una persona che non vi ha mai ascoltato, cosa deve aspettarsi? Come proporresti la tua musica? Ma come già accennato, il nostro è un compromesso tra il death metal classico, come ha accennato lui, Vemod, Nile, eccetera eccetera, Morbid Angel, insomma. Sì. Qua. Con esatto, vedi, di cui abbiamo una diapositiva. E, però appunto con influenze, contaminazioni, diciamo folk, meno così ci intendiamo facile. Quindi un brutal death morbido, non morbido, morbido nel senso di un po' più delicato, un po' più sofisticato. Diciamo sì. Però ecco, siccome altre volte ci è stata fatta questa domanda, io penso che a partire da Cartago dell'Enda Est, cioè se si ascolta la discografia degli Ade, in realtà noi abbiamo il nostro sound. Ok. Cioè non ci ispiriamo più a quello o a quell'altro. Sì. Probabilmente quando 14 anni fa hanno cominciato questo progetto, sì, si sono rifatti a quei tipi di a quelle sonorità lì, però poi fa parte un po' della crescita, no? Certo, provato, ognuno alla fine trova la nostra dimensione, il nostro stile, il nostro sound, la nostra personalità, siamo riusciti a trovarla dopo tanti anni. Alla fine ci vuole magari un po', però di evolversi, no? Cioè di non fare una serie di album e fotocopie l'uno dell'altro, ma comunque sia di lavorare sempre su un sound variabile, perché è partorito dalla nostra mente. Certo, alla fine sì, giusto così.
Allora, come avete potuto sentire, come avete potuto vedere, questi sono gli Ade. Che dire degli Ade? Mi sono piaciuti veramente tanto come presenza scenica, sono belli, belli da vedere anche sul palco. Anche loro ovviamente hanno dei costumi romani, sono stati molto molto scenici, molto belli da ascoltare. Tra l'altro io qui ho preso la scaletta. È zozzissima perché sicuramente ci sono passati sopra coi piedi, perché vabbè, però sono stati molto d'impatto per me, che non li avevo mai ascoltati. Devo dire che è stato veramente un piacere ascoltarli e non sfiguravano per niente. Poi era comunque sia l'ultimo gruppo prima di Saur. A me dispiace veramente per loro, perché praticamente non sono riusciti a suonare tutta la scaletta, probabilmente perché un minuto qui, un minuto un gruppo, un minuto un altro gruppo, un minuto un altro gruppo ancora. Eccola là che se fanno 5-10 minuti di ritardo dovevano suonare Saur, e purtroppo ecco hanno dovuto sacrificare un paio di canzoni, adesso non ricordo quante, forse una o due, adesso non ricordo. Detto questo, questi sono gli Ade e ecco un piccolo stralcio di quello che hanno suonato al Mr. Folkfest. Il caso ha voluto, io penso che comunque sia, non esiste il caso, ma esiste solo l'inevitabile in questo mondo. Il destino ha voluto, chiamiamolo destino, che intervistassi per ultimo Dragan dei Bloodshed Valhalla, il fondatore della One Man Band dei Bloodshed Valhalla. Ora, se siete arrivati fin qui, vi ringrazio perché il video è lunghissimo, ma non chiudete adesso perché ho tenuto per ultimo la storia più bella che io abbia ascoltato tra tutti quanti i gruppi, senza nulla togliere ovviamente a tutti i gruppi che mi hanno raccontato la loro storia, il loro punto di vista sulla musica fino ad ora. Quella di Dragan, signori, l'abbiamo già sentita un minimo da Fabrizio sulla live che abbiamo fatto, però sentirla proprio da Dragan e vedere davanti a me questa persona è stato qualcosa di unico, e adesso vedrete il perché. Allora, lui è Dragan, Bloodshed Valhalla. Ciao. Allora, prima domanda che sto a fare praticamente a tutti quanti, è un po' scontata, però mi sento di doverla fa. Come ti senti a suonare prima di Saur? Prima di Saur? Guarda, ho suonato anche di fronte a... cioè prima dei Dark Funeral ho suonato, quindi diciamo che un po' di esperienza ce l'ho, quindi okay. Anche Saur sono una bellissima band che ho sentito, quindi sono abbastanza felice, contento, emozionato. Bene, bene, sono contento, no? Anche perché davvero è una bella... sì, sarà una bellissima festa, una bellissima festa. Sì, assolutamente. Allora, di te praticamente, io non conoscevo la storia, ma l'ha raccontata Fabrizio. Sì. Mi ha raccontato, vabbè, che tu sei una one man band, sì, sì. E comunque sia che ti eri fatto lo studio, certo. Tutto quanto. Uno studio particolare, un po' particolare, sì. agli esordi, diciamo così, un studio fatto in una caserma di Vigili del Fuoco, sì. Dove lavoravo, nei tempi di buca, dove insomma quando non si lavorava eravamo là che sistemavamo, facevamo. Ma questo comunque è molto bello perché... Ma perché tutto è nato come un gioco, come una, sai, un qualcosa che non ti aspetti mai, che deve, sì, evolversi e deve andare avanti, e tutto è nato così. Però diciamo che ecco, fa capire quanto c'è passione in quello che stai, perfetto, facendo, perché hai capito bene, giustamente, che poi quando la gente ascolta e ti dà una un segnale, ti fa capire che devi andare avanti, allora a quel punto inizi a crederci, sì, a crederci, e quindi ti viene voglia di continuare e fare sempre cose. Sì, sì, è vero, è verissimo. Allora, e tu comunque sì, ci porti un Viking Metal, sì, un metal appunto che parla di, certo, mitologia nordica. Sì. Com'è nata questa passione? Immagino che comunque allora, sia... In pratica tutto è nato un pomeriggio a casa mia, ero piccolissimo, avevo 18-19 anni,
insomma ascoltavamo musica con qualche amico e uno in particolare portò due dischi che erano Twilight of the Gods dei Bathory e Amherst dei Bathory. Mamma mia. Non li avevo mai ascoltati. Questo sbadatamente, magari era, non mi ricordo l'anno, sì, magari era proprio uscito Twilight of the Gods qualche mese prima, qualche, insomma, se lo dimentico a casa. Gli lascio a casa questi dischi, io li lasciai là, perché poi così per caso disse, fammi ascoltare un pochettino. Fammi sentire, fammi vedere che dice. Guarda, ti giuro, l'impatto fu devastante, mi ha devastato la vita in pratica, perché da allora, è uno di quei dischi proprio che da allora Amherst non è uscito da quel giradischi per tantissimo per tanto tempo, mamma mia. Insomma, addirittura mi chiudevo la notte al buio per ascoltare questo disco, per capire quello che Quarton stava pensando in quel momento della registrazione. Ero così diciamo fissato, coinvolto nella... Volevo capire quella genialità da dove usciva, che cosa faceva. Insomma, un po' alla volta riuscivo a immedesimarmi in lui e prendevo la chitarra e cercavo di studiarle, quelle parti, vedere, e da lì è nata, diciamo, il sound, il voice metal. Da allora, insomma, non è che capivo tanto di mitologia norrena, poi vedevo, leggendo anche i testi, ho capito che c'era Thor, c'era Odino, c'erano tutte quelle faccende là, e un po' alla volta mi sono addentrato. Dopo la sua morte di Quarton, in pratica nel 2004, se non 2003, 2004 se non ricordo male, io ero così convinto di quello che volevo fare, che in pratica volevo proseguire quello che lui aveva interrotto. Lui ha interrotto i Nordland in pratica al secondo capitolo, quando erano in progetto quattro capitoli in pratica della saga di Nordland. E io ero così convinto che dovevo fare il terzo capitolo, e quindi immedesimandomi in lui cercavo di fare delle canzoni che suonassero alla stessa maniera, sia per quanto riguarda il sound che per quanto riguarda anche diciamo il modo di concepire il brano, la canzone. E nacquero sei canzoni che per gioco mi divertì a mettere su, diciamo, nero su bianco, diciamo così, sul mio computer, sulla mia macchina per registrare, e facendola ascoltare un pochettino in giro la gente iniziò a epitetarmi come il la fotocopia, sì, praticamente, quando in realtà non hanno capito che... no, loro praticamente dicevano è risorto Quarton. Io, ma che cazzo state dicendo? Cioè, però effettivamente, cioè, se tu leggi qualche messaggio che mi arrivava a quel tempo, era il 2006, praticamente un paio di anni dopo, cioè io ho iniziato a crederci, dicevo, puoi vedere che sto facendo qualcosa di bello. Cioè, ti hanno come detto, è il degno erede di Quarton. Sì, in pratica poi ero così convinto che ho scritto a Boss, il padre, cioè, per sapere, però naturalmente non mi ha mai cagato, però comunque uno ci spera. Sì, giusto? Sì, e poi effettivamente mi hanno scoperto, qualcuno ha voluto pubblicare i miei lavori, proprio prenderli di seduta stampa e metterli in stampa per divulgarlo, diciamo, alla gente. Abbiamo stampato il primo disco, Legends of a Viking, che ha venduto 500 copie all'epoca con la Folk Foundation di siciliana, insomma. Non so come ha fatto a trovarmi, però mi ha trovato, tu vieni qua, devi fare quel questo disco. Da allora poi, insomma, da allora è andata, proprio ti ha trasmesso Quarton, proprio la passione. Infatti io ero tanto convinto che volevo fare in pratica le stesse cose che ha fatto lui, praticamente one man band, registrazioni molto sommarie, non tecnicamente, cioè in maniera perfetta, professionale, ma molto grezze, molto, però che diciamo la canzone si sarebbe dovuta ascoltare e la gente doveva sapere che quello era Viking metal pure, in quella maniera, quello stampo, quella situazione che, insomma, Quarton aveva fatto. Anche lui non è che era un grandissimo musicista, non è che era tanto, però faceva il suo, ha inventato il Viking metal, quella non è una cosa anzi voglio dire, ha inventato il black metal, così dicono che ha inventato il black metal, è stato assolutamente uno dei primi, dei primi a fare questa cosa qui.
Eh sì, comunque, cioè, si sente proprio che sì. ti ha trasmesso quella passione. Che allora poi non è che non è andata via. Tanti mi dicono: ma perché tu vieni dal sud Italia? Potresti parlare tanto delle vostre origini, delle vostre potresti raccontare qualcosa. Per carità, quello infatti tante volte magari uno lo dice, però se un artista riesce a trasmetterti quella passione. Ma poi la mitologia norrena ha io poi l'ho studiata, mi sono addentrato, ha tanto da dire, tanti racconti, tanti capitoli, tanti certo. Infatti i miei dischi parlano, alcuni dischi ho iniziato a parlare del Ragnarok, la fine del mondo secondo loro. E poi ho continuato con Second Chapter, un secondo capitolo, e ora uscirà anche l'altro album che parla anche di altro. C'è molto da dire, assolutamente su quella mitologia c'è poi, veramente tanto. Poi il sound mi sono evoluto un po' alla volta, ho aggiunto strumenti, ho aggiunto quello alla fine, tanto è un percorso e si fa piano piano. Sì, perfetto. Perfettamente ragione. Eh sì, perché sennò è un po' e niente. E vabbè, ultima domanda che volevo farti, com'è andato il viaggio, visto che comunque vieni da viaggio piacevole, perché quando vieni a suonare dici diciamo, non te pesa, no diciamo che ti viene quell'adrenalina, perché magari vai a fare un viaggio per qualsiasi altra cosa e ti pesa, invece quando vai a suonare non vedi l'ora che deve arrivare, quindi stai a un certo punto stai gasato, hai energie, non si sa da dove arrivano, perché io ho 50 anni non è che, però diciamo che mi sento abbastanza forte per poter così andare avanti. Poi abbiamo fatto anche di peggio, nel senso che da Milano siamo passati a Firenze, poi siamo andati a Roma, diciamo, ci siamo in passato, ci siamo divertiti parecchio. Come vi ho detto prima, il destino ha voluto che Dragan fosse l'ultima persona intervistata, l'ultima persona con cui io sono andato a parlare. Vi posso assicurare che l'effetto che ha avuto su di me non sarebbe stato lo stesso se ci avessi parlato per primo, se fosse stata la prima persona con cui sarei andato a parlare. Ascoltare il punto di vista di tutti gli altri gruppi, che per carità è validissimo, è più che valido, mi aveva quasi convinto che quella fosse una sorta di verità assoluta, tra molte virgolette. Quando poi effettivamente sono andato a parlare con Dragan, mi sono reso conto, come al solito, che le cose non sono bianche o nere, ma esiste le varie sfumature di grigio esistono. E di questo io, per quanto ne sono convinto, per quanto ne sono proprio convintissimo, ogni tanto va ricordato e va ribadito. Ma al solito mi sono reso conto che non esiste un pensiero unico, ma ci sono tanti punti di vista. Bisogna uscire a volte, tante volte, bisogna uscire dalla propria comfort zone e ascoltare chi la pensa in modo diverso da noi, per capire perché la pensa in modo diverso. Come avete potuto ascoltare dalle parole di Dragan, a lui Quarton gli ha veramente cambiato la vita. Ha dedicato tutta la sua carriera musicale a lui per cercare di rendergli giustizia, per cercare di concludere ciò che aveva iniziato. Quando un artista ti trasmette così tanta passione, vuol dire che è riuscito nel suo intento. Io, dopo aver parlato con lui, sinceramente vi dico la verità, non vedevo proprio l'ora di sentirlo sul palco suonare. Mi aveva veramente trasmesso una passione unica mentre parlavo con lui, una passione che veramente poche persone sono in grado di trasmettere. Pensate che io il giorno dopo ho dovuto ascoltare Ammerhart de Bathory, ho voluto ascoltarlo per capire veramente l'impatto che questo album ha avuto su Dragan, su di lui. Pensate quanto sono rimasto veramente colpito da questa storia. Vi giuro che sono anch'io rimasto di sasso quando, al termine di questo album, e mi sono detto: wow, ma come ha fatto Quarton nel 1990 a scrivere un album del genere? Questa penso sia la storia più bella che io abbia sentito quel giorno, appunto al Mr. Folkfest, e quando l'ho sentito suonare vi posso assicurare che si respirava proprio aria di Bathory, si respirava quell'aria di Viking Metal, quell'aria che ci trasmetteva Quarton quando era ancora vivo. Vi lascio, ecco, appunto, ascoltare qualche spezzone dei Bloodshed Valhalla. We'll be right back.
prima di concludere il discorso Bloodshed Valhalla, vi lascio questo spezzone della live in cui sono andato ospite da Mr. Folk sul suo canale Twitch. Vi lascio appunto le parole di Mr. Folk per quanto riguarda Draken dei Bloodshed, che secondo me vanno ad avvalorare il tutto ancora di più, quindi potete sentire anche un altro punto di vista oltre al mio. E quindi io ho sempre trovato anche interessante il fatto che uno stacca da lavoro e che fa subito lui, mi dice io stacco e vado a suonare e poi va a casa. È una persona comunque che non c'ha più chiaramente 20 anni, non è un ragazzino, veramente da quelli che ha suonato era il più grande di età, è proprio perché è mosso dalla passione, quella passione che lui trasmette quando parla con chiunque. Per lui c'ha questa passione smisurata, questo amore infinito per Quarton e i Bedori, che ha portato a formare il gruppo, a dire io nel mio piccolo voglio portare avanti il discorso musicale intrapreso da lui, sapendo che non sarò mai come lui chiaramente, ma tu lo faccio per è un onorare, rendere omaggio, sì, esatto, per onorare Quarton, che lo sta facendo bene dal mio porca punto di miseria. vista, e soprattutto se vi ricordate l'ultima canzone era proprio una cover dei Bedori, e quando l'ha presentata si è visto che lui era emozionato, cioè non era la scena di presentare la canzone in un certo modo, ma era presentare la canzone sentendo quel qualcosa che vibrava dentro, e io l'ho visto, cioè io ho visto che lui era, mamma mia, in uno stato, non dico di trance, ma una cosa molto vicina, cioè era molto sentito, diverso da quando ha presentato le altre canzoni. Stavo quasi dimenticando, tra un'esibizione e un'altra, mentre preparavano il palco, si sono esibite le bellissime Tengri Tribes. E descrivere quello che ho vissuto in quel momento è veramente abbastanza difficile, per cui vi faccio vedere uno spezzone e poi lascerò la parola a Mr. Folk e a Vittoria, che me lo sanno descrivere molto meglio di me. Chiunque mi ha parlato, gli è piaciuta questa cosa della danza, per chi non c'era, chi insomma se l'è perso, è un collettivo di danza agli occhi profani come potrebbe essere i miei, sembra la danza del vento, in realtà non è, è una danza, si chiama Mega Trouble Style. Comunque sì, dicevi della danza, è stata secondo me una bella sorpresa, perché lì per lì dici ma boh, c'entra non c'entra, quando le vedi che ballano soft, poi quando comincia ad andare la musica dici cavolo, però vanno le ragazze. Allora in pratica hanno fatto 3 piccoli set, ogni set c'era 2 canzoni, un lento e un veloce. Il lento chiaramente agli occhi anche i miei, insomma come sono abituato a vederle danzare, è diverso perché è una posizione quasi ferma, rotazioni delle mani, dei polsi, tutta una serie di cose che fanno meno effetto. Certo vedi i vestiti, il trucco sempre molto, molto particolare, tante cose, l'edera sulla testa, le corna che avevano, quelle corna da cervo, che però poi serve per entrare secondo me nella dimensione giusta per quando parte poi il veloce, quello più spettacolare, quello che più magari al pubblico può piacere, perché suonano i cimbali, perché si muovono, fanno girare le corna eccetera eccetera. Hanno danzato su pezzi dei Faun, dei Ruvezie, insomma roba così, e secondo me il risultato è stato bello, 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 mi è piaciuto molto. Una dimensione di danza quasi sacra, esatto. Mi ricordo le espressioni delle persone, anche l'unico che ho visto la prima uscita, la prima che hanno fatto, l'unica che ho visto io. No, nessuno di noi stava capendo bene cosa stesse succedendo, anche perché loro cioè sì, era un lento, ma erano molto solenni, c'erano dei movimenti in realtà molto decisi su quello che si muoveva, che potevano essere le dita con dico sonagli, ma non, sicuramente non si chiamano così, e c'erano dei piccoli, esatto, dei piccoli movimenti magari anche del corpo, che però erano tutte molto precise, tutte insieme, quindi erano anche molto forti, ma intervallati da una sorta di suspense, trance, una cosa molto quasi sciamanica, direi. E poi a un certo punto è stato quasi il, non so se dire il risveglio da questa atmosfera sciamanica o l'immersione totale, cioè nel senso il momento in cui tagli completamente tutti i tuoi freni e ti lasci andare. Allora, abbiamo qui una certa signorina che oggi ha suonato con Saur. Ho scoperto come si pronuncia. Saur. Siur. 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 Proprio detto da loro, quindi io non mi prendo. Io calcola, vabbè, sul reel che ho fatto, perché l'avevo visto su Metallum,
però non è che però sì. Loro dicono proprio steward, ok, quindi però giusto ce ne andiamo a casa andiamo... con questa informazione. Allora io l'unica cosa che in realtà ti volevo chiedere è com'è stato com'è stato sia prima che dopo. Prima forse non ti rendi conto, ok, c'è stato tanto lavoro dietro, ma completamente a distanza, perché noi non abbiamo fatto neanche una prova insieme, quindi c'è stata massima fiducia da parte loro e da parte mia ovviamente un carico di responsabilità enorme, per non deludere le aspettative e anche per godermela, perché per poter stare sul palco e divertirti deve essere talmente assimilato quello che hai studiato che puoi lasciarti un po' andare, che comunque stavo un po' sempre con le antennine alzate, perché dico metti caso che qui succede qualcosa che esatto si sa mai. E poi in realtà loro sono carinissimi, dolcissimi. Andy è una persona incredibilmente alla mano, molto tranquilla, quindi non ti rendi conto che stai lavorando per fondamentalmente una star. Cioè, è quello, no, è vero. Non ti rendi conto perché lui non ti fa rendere conto, non ha questa politica, non è, è una persona che, con cui suonerai insieme. La però prima cosa che mi ha detto se... quando mi ha visto è stato: guarda, niente ansia, tanto noi non siamo quel tipo di. Ha detto una cosa tipo: non siamo quel tipo di metallari. Okay. Diciamo in romano che se la sentono calla, ma ha detto, mo non lo saprei tradurre in inglese perché non me lo ricordo. In inglese è stato un po' difficile da. Però era quello, nel senso lui mi ha detto niente ansia, siamo sul palco, ci divertiamo. E da quando siamo arrivati a Luna fino a praticamente le 11 di sera, metabolizzare che è tutto molto tranquillo. Okay. E loro sono tutti molto amichevoli, ma tu comunque devi andare sul palco con loro. Sì. Lo realizzi 3 minuti prima di cominciare a fare la prima quando nota. Stai qua sulle scale. No, dopo, dopo direttamente sul palco. Quando stai ma io palco. Sto suonando con queste persone. Mamma mia, davvero. E poi durante è qualcosa perché bello. Poi loro sono incredibilmente precisi. È bello proprio sentirli suonare. Il batterista è molto molto bravo, ma Andy stesso da una parte è molto tranquillo, si diverte, dall'altra è proprio massiccio quando suona. Poi insomma l'hai visto, sì, è sì, molto metallo in realtà, è non vero, è vero quello che dice lui. Quindi bello, lo rifacciamo? Poco due davvero. Guarda, io ti posso dire, lo stavo a dire prima pure a Fabrizio, cioè la qualità della musica di questa sera è stata veramente enorme, cioè proprio dei gruppi che hanno fatto veramente. Devo dire che Fabrizio quest'anno ha fatto veramente una bella scelta. Sì. Tutti molto molto true, potrei dire true, tipo true metaller, no, nel senso molto è una musica in cui loro credono molto, sì, e la ripropongono al pubblico con tutta la passione di chi veramente me ci crede in quello accorto, che sta facendo, infatti, in tutte le band. Quando ho parlato con tutte quante le band, cioè mi hanno trasmesso tutte quante una passione veramente incredibile, infatti si vede anche sul palco questa cosa, è stata. Guarda, c'è una veramente... regola, sul palco non puoi mentire. O ti piace quello che fa, si vede, c'è poco è vero, da fare, vero. Non. Bravo Fabrizio, bella scelta per questa. Grazie Fabri. Bravo Fabri. Vai Mr. Folk. Quelli che abbiamo ascoltato in questo video sono i diversi punti di vista che hanno i gruppi. E vi posso dire una cosa? Non ce n'è uno giusto ed uno sbagliato. Ognuno fa la musica per ciò che sente dentro di sé. C'è chi si diverte a cazzeggiare, chi racconta le proprie origini, chi lo fa perché gli piace un determinato genere, e chi lo fa per tenere vivo il ricordo di una persona che non c'è più. Non c'è un punto di vista giusto o sbagliato. Ognuno vive la musica a modo suo ed ognuno porta le sue esperienze personali, le sue passioni nella musica che scrive. L'importante è saperle cogliere per capire al meglio ciò che si sta ascoltando. Ora, provate a fare una cosa la prossima serata a cui parteciperete. Ascoltate un gruppo suonare, andateci a parlare come ho fatto io e poi riascoltate la loro musica. Vedrete che sarà una cosa molto diversa. Ascolterete la loro musica, la vivrete sotto un altro punto di vista. Provate ora che siete arrivati fin qui ed avete ascoltato tutte quante queste storie ad ascoltare uno di questi gruppi che vi ho proposto oggi. Un grazie immenso va a Francesco, che mi è stato accanto per le riprese, a Mr. Folk, che mi ha invitato e mi ha dato fiducia, ma un grazie enorme va a voi, che siete arrivati fin qui ed avete ascoltato ciò che aveva da dire questo ragazzo.